Buongiorno, salve a tutti amiche e amici. Dunque io stamattina andrò a fare delle tagliatelle con i funghi, sia porcini che champignon. Dunque, allora, qui come potete vedere, io ieri sera ho fatto un po' di funghi porcini, mi è rimasto un piattino, li ho fatti trifolati, sono buonissimi questi funghi, io li prendo sempre quando li trovo. E ora eccoli qui, dove li andrò aggiungere ai funghi champignon, eccoli qua. Cioè li ho puliti bene bene, poi mi cuoio una carota, del pepe, olio extravergine quanto basta. Qui ho aglio e prezzemolo già lavato e aglio pulito. Qui nella padella io già ho messo un po' d'olio, eccolo qua. Ed ora vado a tagliare i funghi. Allora, io li faccio così, a fettine strette. C'è chi li taglia tutti interi così per lungo, ma io li faccio così. Questi sono 300 grammi di funghi, eh. Erano mezzo chilo, 500 grammi, però ne ho tolti qualcuno ieri, come avete visto, per l'insalatona e ne ho tolto qualcuno. Questi qua, i porcini sono già cotti, per cui li metterò proprio alla fine quando saranno cotti questi qua, i champignon. Io i funghi li ho puliti con una spazzoletta d'acciaio, di ferro, e li ho raschiati bene bene con quella, non avevano tanta terra. E poi li ho puliti con un panno umido e ho levato la terra che c'era. Non vanno lavati i funghi, eh. Certo, se sono pieni 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 di terra, allora al volo sotto l'acqua corrente una lavatina, perché la terra si mette anche qua dentro, eh. Allora al volo sotto l'acqua corrente si toglie. Questi erano abbastanza puliti. I miei funghi piacciono tantissimo, mamma mia, buoni sono i funghi. Poi se si trovano quelli belli grandi, sono buoni ripieni al forno. Sono buonissimi. Si devono trovare più grandi di questo, bei funghi, non farli ripieni, non favolosi.
anche una carota, non so se voi la mettete oppuramente no, a me piace. La faccio a metà. Sale qui non l'ho messo perché lo metto dopo quasi a cottura, altrimenti butterebbero fuori l'acqua. Allora, metto l'aglio. Metto un pochino di prezzemolo, il resto lo andrò a mettere dopo. Che già l'ho tagliato prima. Metto un po' di pepe, l'olio come ho detto già l'ho messo, avete visto? Ecco qua. Pronto per andare ai fornelli. Andiamo ai fornelli. Andiamo. Eccoci qua, così sì, vedete benissimo. Accendiamo un po' le luci, così ci si vede ancora meglio. Qua abbiamo un po' di vino, perché andrò a sfumare con il vino bianco. Ora lasciamo così. E li lasciamo fare così per un po'. Allora, questo è il momento di mettere il sale. Come vedete, quando i funghi non vengono lavati, non tirano acqua, non tirano fuori acqua per niente. Questo è olio, Sono belli asciutti. Ecco perché anche il sale l'ho messo a metà cottura, appunto per non far uscire fuori il liquido di refrigerazione dei funghi. Ci metto un po' di sale. E voilà. Ora ci aggiungo anche i porcini, perché questi sono quasi cotti. Tanto sono fatti allo stesso modo, sono zuccolati anche i porcini. Thank you.
Vengo un attimo giusto per fare insaporire tutti e due insieme i funghi, perché le porcine sono cotti, ma lo faccio per amalgamare bene i sapori di tutti e due i funghi. E poi spengo. Proprio non ci resta di mettere io subito prima della pentola per l'acqua della pasta. Non ci resta di mettere l'acqua della pasta, È proprio al volo questa pasta, è semplicissima, veloce da fare, Non è neanche difficile farla. Io almeno la faccio in questo modo. Poi, se voi avete un altro sistema di fare questa pasta, mi fa piacere saperlo. Mi fa piacere saperlo perché nella vita c'è sempre da imparare. Ecco qua, io ho spento. Dovevo sfumare con il vino, mi ero dimenticata. Ecco qua, ho messo tutto, ora mezzo bicchiere di vino. Ora lascio sfumare il vino, evaporare e poi spengo. Io oggi non ho voluto metterci del salto, di solito ci metto anche la salsiccia sbriciolata, ma oggi no, voglio fare un po' più semplice, soltanto con i funghi, almeno si sente bene bene il sapore dei funghi nella pasta. Ecco, come vedete si sta scusando il vino che ho messo, con una leggera cremina, come vedete, qua, una leggera cremina. C'è un profumino meraviglioso. Pensate che potevo lasciare sentire. È un profumino, mamma mia, buono buono. Ecco qua, ora spengo. Il vino si è tutto asciugato, ecco fatto. E questi sono pronti per dopo per condirci le tagliatelle. Guardate che belle amiche e che profumo spettacolare. Ok, allora dopo andrò a mettere l'acqua per la pasta. Ci vediamo dopo. Ho messo l'acqua per la pasta, ora bolle. Metto giù la pasta, che sono 150 g di tagliatelle. Metto il sale. Ora queste cuoceranno in 4-5 minuti, le toglierò un minuto o due prima perché le vado a trasferire nella padella con i funghi. Ecco qua, lasciamo cuocere, ma le toglierò al dente. Dopo le trasferirò fino alla padella per andare ad amalgamarle. Allora, vado a trasferire la pasta nei funghi. Ho spento il gas. La tolgo al dente.
Ora facciamo 2 minuti. Adesso il prezzemolo lo aggiungo nel piatto. Tengo e vado ad impiattare. Un po' di funghi. Ecco qua amiche, il piatto è pronto, il piatto è servito. Vedete? C'è un profumino meraviglioso. Questo è il mio piatto di oggi. Io con questo vi saluto, vi dico buon pranzo e alla prossima ricetta. Ciao!